Ciao amici, voglio leggere un pezzetto di una storia per voi. Sei fatta in vacanza. Era un giorno di tanti e tanti anni fa. Nel regno delle fate c'era un gran fermento. Fate di ogni genere stavano per affrontare una difficile prova. Beh, più che una prova. Era una gara. Un gioco, ma tutte ci tenevano molto a vincere. Perché? Lo sai il fatto che avessero trovato per prima la via d'uscita del labirinto che si trovava nello splendido parco della grande fata? Avrebbero trascorso una bella vacanza, premio nel villaggio degli gnomi. Fu così che in una fresca mattina le sei vincitrici, cioè Fiordaliso, Albicocca, Pignasecca, Tulipana, Ortica e Orchidea, lasciarono le loro amiche per raggiungere il bosco. «Mi raccomando, comportatevi bene!» Le inseguì la dolce voce della loro regina. La grande fata, comportatevi bene, continuava la voce, ma le fate piene di curiosità per la nuova avventura erano già lontane. La più veloce era Pignasecca, la fata nera con la sua famosa scala volante. Benché non viaggiasse al massimo, visto che il suo pappagallo aveva paura, la più comoda era Fiordaliso, la bella fata azzurra, seduta nella sua magica poltrona di velluto. Mentre la più lenta era Albicocca, la fata golosa, per tutte le provviste che si portava dietro rotolando sui suoi mattarelli magici. Magici. Orchidea, la fata bianca sul suo tallere volante, si alzava e si abbassava di continuo e le piaceva osservare da vicino i fiori e sentire il delizioso profumo. Anche le vespe che trainavano il cocchio spinoso di Ortica, la fata dispettosa, avrebbero voluto fermarsi su qualche fiore, ma la loro padrona non permetteva simili distrazioni. Per oggi basta. Un bacio? Un bacio, stila bene.